La mobilità di Milano sarà più sostenibile? Sì, poche settimane fa abbiamo inaugurato la tratta da Famagusta fino ad Assago, l'M2, oggi quattro nuove linee della M3 da Macciacchini a Comasina, con un forte investimento del Comune, in questo caso 140 milioni di euro. Complessivamente in questi anni, per realizzare allungamenti di metropolitane o le nuove linee metropolitane, un investimento complessivo di 3 milioni e 9 di euro, naturalmente tra Stato e Comune. Questo lo possiamo fare perché abbiamo un bilancio sano e possiamo continuare a investire sulla mobilità sostenibile, sui mezzi pubblici che tirano via traffico privato dalla superficie, migliorano l'aria, la qualità dell'aria, sono più economici e sicuramente anche più sicuri. Una realizzazione molto molto importante, sono quattro stazioni di metropolitana e l'incrocio, l'innesto con i treni regionali, l'interscambio, quindi qui verranno viaggiatori da tutta la Lombardia che potranno salire sulla metropolitana e andare verso il centro di Milano. È una realizzazione storica che fra l'altro porta valorizzazione all'abitazione, ai terreni di chi sta qui intorno, e questa è una delle tante opere che stiamo inaugurando in questo periodo: la metropolitana verso Assago tre settimane fa, il sistema dell'alta velocità ferroviaria, le nuove metropolitane che faremo nei prossimi anni. Il quinquennio 2010-2015 è un quinquennio di straordinaria innovazione e realizzazione. Ecco, la realizzazione di oggi che cosa si ottiene? Quali sono i vantaggi? È un sicuro miglioramento del servizio di collegamento tra Afori, quartiere di Afori e Milano, una accelerazione dei movimenti per chi viene dal nord della Brianza e deve usare la rete di collegamento cittadino, la rete di trasporto pubblico locale, in quanto da qui può collegarsi con qualsiasi punto della città e quindi evitare l'arrivo in centro a Milano per intercettare le linee metropolitane. Credo che questo sia un grande servizio per la località e il rione di Afori, e quindi vada preso con estremo interesse e positività da parte degli abitanti della zona. Abbiamo inaugurato l'altro giorno la metropolitana per Assago, oggi abbiamo inaugurato questa, abbiamo inaugurato pochi giorni fa la stazione rinnovata di Mariano Comense, oggi inauguriamo questa e tra un mese inaugureremo quella di Cesano Maderno. Voglio sottolineare come molti di questi interventi oggi sono concentrati sulle linee che vanno verso la Brianza, che sono linee che hanno bisogno di essere migliorate nella qualità. Lo stiamo facendo con le infrastrutture, da giugno lo faremo con un potenziamento del servizio a cui stiamo già lavorando, ma vogliamo vedere anche gli effetti in questi tre mesi di questo interscambio per capire come ottimizzare il servizio. La Regione Lombardia punta alla mobilità sostenibile? Certamente sì. Regione Lombardia punta a una migliore mobilità e noi abbiamo bisogno di una mobilità migliore innanzitutto con più ferro, più metropolitane, più metrotranvie, più ferrovie che sono compatibili con l'ambiente e sono migliori dal punto di vista complessivo per l'effetto che hanno sul sistema della mobilità. Abbiamo bisogno anche di realizzare strade migliori, autostrade più funzionali, perché ne abbiamo molte meno delle altre regioni italiane ed europee. Quindi in questi prossimi 5 anni verrà a compimento uno sforzo straordinario che non ha precedenti se non forse 50 anni fa e che cambierà la faccia della mobilità in Lombardia.